Ecco il calendario delle partite di questo episodio. Diamo un'occhiata alla classifica del campionato. Thank you all for waiting. We'll be taking questions now. Right, we'll be wrapping up now, guys. Thank you very much. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Gara che si svolgerà sotto una fitta nevicata, condizioni al limite per una partita di calcio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. Giornata di campionato che sta per avere inizio. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Stefano. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Viene da una doppietta che gli ha dato morale e fiducia, la condizione ideale per esprimere al meglio tutto il suo talento, la sua classe in zona gol. I difensori avversari dovranno fare molta attenzione. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro, dalla difesa avversaria. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico, segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni, speriamo dunque di non rimanere delusi. Attenzione, possono passare in vantaggio e supera il portiere e adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio! Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora, attendiamo la risposta degli avversari. Mamma mia, Pier, guarda, ci sono gol e gol, ma questo è sicuramente uno tra i più belli che abbiamo visto questa stagione. Mamma mia, cosa ho visto! Lucidità, freddezza, lunga cavalcata per battere il portiere, fisico, tecnica, spettacolo. Qui a smarcarsi, ha nel pallone che può valere la parità, attenzione,
hanno sfiorato il gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante, che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì, è mancata un pizzico di precisione. Vediamo cosa inventa ora. Ha spazio. Non può sbagliare. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Può colpire da lì. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. E c'è il palo! E finisce qui il primo tempo. 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Posizione ideale. Tackle disperato nel tentativo di recuperare palla. A mali estremi, Pierre, estremi rimedi. Ci ha provato nonostante il disturbo, è uscita fuori una conclusione di testa che non ha impensierito il portiere. Ha preso bene il tempo sull'avversario, non era comunque facile perdere la porta. Attenzione perché è pericoloso, si libera del buon pallone filtrante. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Un gol facile, certo, ma bisognava essere lì, pronti per farlo. E lui c'era, Pierre. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Corner battuto in mezzo. Non corre rischi, sceglie i pugni. Ottimo il dive, vai. Lascia partire il tiro. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile. E l'ha mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. E secondo gli allenatori, Pier, ci possono stare questi 3 minuti. È in buona posizione. Occhio al tiro. Pallone in gioco, attenzione. Match che finisce in parità, senza vinti né vincitori. Partita che è andata avanti sui binari dell'equilibrio dal primo al 90° e il pareggio finale sembra davvero una logica conseguenza. Match divertente tra due squadre dai valori molto simili. Era prevedibile che ne uscisse fuori un risultato del genere. Risultati e classifica della giornata.
andiamo a vedere la classifica marcatori ed assist man. Gara che si svolgerà sotto una fitta nevicata, condizioni al limite per una partita di calcio. Qui è il vostro Pierluigi Pardo che vi parla, con me sempre Stefano Nava per il commento tecnico. In palio oggi 3 punti per la classifica. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Stefano. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Darebbe morale, fiducia a tutto il gruppo. Che ne pensi della squadra di casa, Stefano? Non sono nel momento migliore della loro stagione. Ultimamente hanno perso parecchi punti per strada. Mi chiedo se oggi riusciranno a invertire la tendenza. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. 4-3-3 per loro oggi, con 2 attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, specialmente negli 1 contro 1. Sembrano voler adottare anche oggi una tattica incentrata sul pressing, almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Evidentemente è quella che a loro dà maggiori garanzie. Credo di sì, Pier. Il tecnico deve aver fatto le sue scelte e ritenuto che questa fosse quella giusta per sfruttare al meglio il potenziale di cui dispone. Si parte. Il traversone sul primo palo. Sente il pericolo e allontana. Avanza sulla tre quarti. Può colpire da lì. Occhio da lì. 1-0. Trovano il gol subito. Splendido gol il suo, con il pallone indirizzato sulla destra del portiere, che è finito in fondo alla rete. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Spazio per il cross. Può colpire da lì. Che gol! Splendida rete! Non ha sbagliato la copertura col portiere al termine di un contropiede da manuale. Stiamo rivedendo, è stato molto bravo, non ha avuto problemi a superare il portiere da pochi passi. Conclusione apparentemente semplice e troppo invitante per sprecarla. L'allenatore sembra ormai aver abbandonato l'idea di portare a casa la vittoria. Occhio all'occasione per riaprire il match. Il portiere dice di no. Può colpire da lì. Palo che respinge il pallone, che è ancora in gioco. Non sta dando il contributo solito alla squadra oggi, almeno finora. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera. Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Palla ribattuta, ma non è finita. Ecco il gol! Splendida la giocata a smarcare il compagno. Poi non poteva fallire.
Non è riuscito il doppio miracolo al portiere, bravo a respingere la conclusione precedente, ma sfortunato sulla ribattuta. L'attaccante era lì, non poteva sbagliare. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Risultato che fa passare in secondo piano la sua prestazione fin qui. Stanno perdendo nonostante il suo gol. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Ha spazio per andare? Berisha. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe una potenziale occasione da gol. Posizione di offside, al limite. Occhio che guadagna metri. Ci riprova. E il pallone entra! Ed è gol! Hanno completato una fantastica rimonta, recuperando i due gol di svantaggio. È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Può colpire da lì. C'è la prateria per andare. Respinge il primo tiro. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Ha disputato una gara eccellente come da previsioni e merita questa standing ovation da parte dei suoi tifosi. Può metterla in aria, per cercare una deviazione vincente. Cross sul palo più lontano. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Passaggio perfetto. Ottima la verticalizzazione. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Un risultato davvero inaspettato fin qui, Stefano. Tutti li davano per sicuri perdenti e ora sono addirittura in vantaggio. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Occhio al pallone filtrante. Gran palla dentro. Prova a calciare. Sono riusciti a rimetterla in piedi proprio nel finale. A un passo dal fischio finale trovano il gol del pareggio. E vediamo se ci sarà il tempo di una reazione. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Continua ad avanzare. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E la mette! Ed è un gol pesantissimo questo! Cronometro che scorre inesorabilmente. Devono compiere una specie di impresa per raggiungere almeno il pari. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria. Vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione. Occhio al traversone. Occhio da lì. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco.
Non c'è più tempo, arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Le condizioni del campo certamente non hanno penalizzato lo spettacolo, che è stato veramente di alto livello. È vero, considerando tutto il livello di gioco è stato molto elevato. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Risultati e classifica della giornata. Andiamo a vedere la classifica marcatori ed assist man. Guardiamo insieme le statistiche della squadra.